I giovani ed il loro futuro, cosa succede dopo il diploma? Quale percorso di studi intraprendere? Come pianificare il proprio futuro? A questo e a molte altre domande vuole rispondere il Salone dello Studente, prima edizione organizzata a Taranto presso il centro commerciale Porte dello Ionio. Abbiamo semplicemente voluto dare la possibilità ai nostri ragazzi del territorio di non dover andare fuori provincia per poter incontrare le università, le scuole di formazione, le forze armate. Abbiamo voluto predisporre questa struttura per agevolare, per far sì che i nostri giovani sappiano intanto quali sono le università che sono presenti sul territorio, ma soprattutto per dare la possibilità ai ragazzi di poter fare, svolgere queste giornate con comodità e sicurezza. I centri commerciali ormai cambiano e sono sempre più al servizio della comunità. Sì, il nostro centro commerciale, come centro commerciale della nostra società, vogliamo avere sempre un impatto positivo sul territorio, vogliamo avere cura delle persone, vogliamo avere cura dell'ambiente. Per questo motivo abbiamo ascoltato, abbiamo questa necessità che veniva dalle persone, dai ragazzi, e abbiamo subito, in modo proattivo, anche in collaborazione con il Comune di Taranto e con Elio D'Alto della Formamenti, abbiamo messo in piedi in pochissimo tempo questa organizzazione. Il Salone dello Studente nasce appunto per dare un orientamento post diploma a 360 gradi ai nostri ragazzi di Taranto. Il nostro obiettivo è quello di non far andare via i ragazzi dal nostro territorio, ma dargli appunto un'informazione reale di ciò che Taranto può dare a loro per la loro crescita professionale. Cosa vi aspettate da questa iniziativa? L'iniziativa nasce proprio dall'idea di dare un'informazione reale ai nostri ragazzi, fargli capire effettivamente l'Università Taranto, ma anche l'ambito lavorativo, cosa può dare alle loro giovani vite, appunto per far sì che i ragazzi possano intraprendere delle attività da noi su Taranto e quindi non andare ad emigrare in altre città tipo Milano, Roma o altre del nostro territorio. Siamo contenti di questa bellissima iniziativa, tra l'altro è la prima volta che si svolge a Taranto e quindi ringraziamo gli organizzatori per aver reso possibile questo. Una bella occasione per i nostri ragazzi, soprattutto per fare delle scelte oculate circa il loro futuro, sul quale noi stiamo puntando anche molto come amministrazione comunale, quella di andare verso questa diversificazione economica e di puntare tutto sull'innovazione, sulla tecnologia e sulle risorse ecocompatibili, ecosostenibili. Sono molto contento di questa organizzazione che consente a tutte le famiglie del territorio di conoscere l'offerta formativa che i ragazzi possono comunque, della quale i ragazzi possono approfittare dopo il completamento degli studi di secondo grado. E quindi è importante che sappiano anche che cosa offre il territorio di Taranto, perché moltissimi non sono a conoscenza di tante facoltà, di tanti istituti di istruzione superiore, di formazione e anche della possibilità di entrare nelle armi e presentare l'esercito, presente l'aeronautica, quindi ben venga. È l'occasione per dare un messaggio importante alle famiglie dal mio punto di vista, perché noi abbiamo, adesso c'è da sottolineare come ci sia l'occasione di poter studiare a Taranto sul territorio, studiare bene con corsi di studio che l'Università di Studi di Bari offre, il Dipartimento Ionico in particolar modo su Economia e Giurisprudenza, molto efficaci, molto performanti. Università ed enti di formazione qui al Salone dello Studente per rispondere alle tante domande dei giovani sul percorso di studi da intraprendere per una scelta più consapevole, ma non solo, un ruolo importante in questa prima edizione del Salone dello Studente qui a Taranto al centro commerciale Porte dello Ionio è svolto dalle Forze Armate. Siamo presenti qui al Salone dello Studente, Scuola Volontaria dell'Aeronautica, in rappresentanza proprio della nostra Forza Armata. Una Forza Armata che è molto attenta ai giovani e quindi siamo presenti per orientare quelle che possono essere delle opportunità e dei percorsi che potranno intraprendere questi ragazzi una volta che terminano i propri studi alle scuole secondarie. Il suo augurio, il suo messaggio personale per i giovani che si affacciano al post diploma? Sì, un augurio di poter perseguire i propri sogni senza alcun limite. Quello è il mio auspicio, è quello che possono intraprendere una carriera quale quella nelle Forze Armate, nella difesa, al servizio dello Stato, al servizio del Paese, come ho fatto io, come fanno tantissimi giovani. E infatti stiamo svolgendo proprio in questi giorni il concorso per l'arruolamento dei volontari in ferma iniziale qui a Taranto, che dovrebbe essere incorporati il 3 giugno.
quali le prossime iniziative, le prossime opportunità? Bene, in questo momento noi ci troviamo qui per descrivere quelle che sono le opportunità professionali offerte agli studenti, in realtà, che riguardano in realtà il concorso quale volontario in ferma iniziale, nuova introduzione, il concorso per allievi marescialli e il concorso ufficiali. Tre concorsi che permettono ai ragazzi di entrare subito all'interno dell'esercito, avendo un'indipendenza economica sin dal primo momento e dando la possibilità a loro di accrescere sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista valoriale. Il suo messaggio alle prossime leve? Mettetevi alla prova. Cosa dire di più? Mettetevi alla prova, è una bella esperienza che vi permetterà, come dicevo prima, di accrescere il vostro essere, quindi sotto ogni aspetto, da quello fisico a quello mentale a quello valoriale. Le vostre impressioni? Ci sono comunque degli stand molto interessanti e quindi adesso valuteremo un po' che cosa fare. Come trovi questa iniziativa? La trovo molto bella e importante perché comunque dà la possibilità di vedere più scuole in un punto concentrato, quindi magari non bisogna per forza andare in altri luoghi, però ci siamo tutti qui e quindi secondo me è molto usufruibile e importante. Che tipo di informazioni chiederete? Io chiederò le informazioni che servono per entrare in esercito, tutto quello che riguarda questo mondo, perché sono interessata prima di tutto alle forze armate e volevo approfondire prima questo. Che tipo di informazioni avete chiesto? Siamo andati allo stand sia dell'aviazione che quello dell'esercito, siccome noi stiamo provando per il concorso in accademia, quindi volevo domandare un po' come funzionasse la vita in questo mondo militare. Un futuro in divisa? Come, non ho capito? Un futuro in divisa? Si spera, infatti stiamo tentando le accademie militari e speriamo per il meglio. Quindi tatuaggio sì o no? No. Cioè, se è sopra il braccio, perché comunque la divisa lo copre, sì. Se è sotto il braccio, no, perché la divisa appunto non lo copre. Al massimo lo fate e poi lo togliete come me, forse.